I tuoi occhi mi ricordano qualcuno e ogni volta che io li guardo vado totalmente in panico. Quello che ti sto dicendo è, vorrei che tu lo prendessi in maniera molto, molto serena. Io so perfettamente come andrà a finire e non vorrei mai tu provassi una sorta di compassione o tenerezza nei miei confronti. Ho sempre detto nel mio percorso che sarei andata dritta come un treno ad altissima velocità, senza avere paura di un no, senza avere paura delle mie emozioni, anzi, rincorrendole. E per quanto io so che tu sia palesemente un no, e non voglio che tu cambi idea per accontentare me, non posso fare a meno di guardarmi dentro. E non posso far finta di niente, perché la mia scelta sarebbe stata lui. Posso parlare io, Sabrina? Sabrina, io l'ultima puntata non c'ero, quella prima, comunque quando abbiamo discusso, che io sono uscito, no? A me mi ha dato molto fastidio il fatto che non sono riuscito, tra virgolette, con la calma a parlarti solo a te, poi mi sono innervosito perché mi dà fastidio quando non si ascolta ma si sente basta a me.